Buon pomeriggio ragazzi e bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario detto il Darion e oggi siamo qui per parlare un po' di Napoli. Allora, oggi è martedì 12 novembre, sono passate un bel po' di orette da Inter Napoli. Nonostante ciò, però, l'argomento, diciamo, Inter Napoli e più nello specifico l'argomento rigore, continua a far discutere. E stamattina è uscita fuori una notizia dal mattino che potrebbe coinvolgere il Napoli e più precisamente il nostro mister Conte, che a detta del mattino rischierebbe addirittura un deferimento per quello che Conte ha detto nel post partita contro l'Inter domenica sera. Quindi andiamo un po' a parlare di questo. Prima di farlo, però, vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale. Mi raccomando, ragazzi, che è totalmente gratuita. C'è tipo il 50% degli spettatori che guardano i video che non è iscritto. Fatelo perché è totalmente gratis. E poi attivate la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Allora, cominciamo e andiamo un po' a leggere l'articolo che ha pubblicato oggi Calcio e Finanza, perché ho letto questa cosa da Calcio e Finanza. Vi vado a leggere quello che c'è scritto. Il VAR deve essere uno strumento onesto, se no alimenta retropensieri. E questa frase, a mio parere, è molto giusta, perché io l'ho sempre detto, io cerco sempre di non essere complottista. Cioè, io non è che lo sono perché mi piace fare il complottista. Lo sono perché ci sono delle cose losche che mi fanno pensare a questo. Se tutto fosse fatto come Cristo comanda, qua nessuno avrebbe retropensieri e nessuno farebbe il complottista. Non ci guadagno niente a fare il complottista. Lo sono perché vedo cose che non mi tornano. Ecco. Questo è il titolo dello sfogo dell'allenatore del Napoli, Antonio Conte, che al termine della partita con l'Inter si è lasciato andare a dichiarazioni pesanti che non hanno lasciato indifferenti arbitri e vertici della Lega Serie A. Secondo me era un po' quello il suo obiettivo, cioè fare in modo che si parlasse dell'argomento. Che attenzione, l'argomento non è il Napoli viene maltrattato, tra virgolette, dagli arbitri. Il tema è esteso a tutta la Serie A. Il problema principale è appunto la mancanza di coerenza nei giudizi degli arbitri durante le partite, perché tu vedi un episodio in una partita, la domenica successiva vedi la stessa cosa, però con un giudizio cambiato rispetto a quello che si è visto l'ultima volta. Cioè, ogni volta si vedono delle cose diverse e ogni volta senti da parte di arbitri, diciamo persone addette ai lavori che si occupano di quella sfera del calcio, che ti dicono una volta ti dicono B e a volte ti dicono anche C, che va a contrastare quelle che B o A. Ok, quindi ogni settimana si va praticamente a vedere un'incoerenza in quello che viene fatto a livello arbitrale. Continuando con l'articolo, il giorno dopo nessuno, né Rocchi né gli altri, ha chiamato Conte. Anzi, a Lissone il designatore ha tenuto un piccolo stage proprio sul VAR. Secondo quanto riportato dal mattino, gli arbitri hanno fatto sapere che il protocollo che contesta Conte non è il loro. E di chi è, allora, la mia domanda? Cioè, questo protocollo chi lo ha fatto? Chi lo ha redatto, chi lo ha stilato e chi lo ha approvato soprattutto, perché secondo me il problema è proprio il protocollo. Ci sono delle cose, secondo me, che proprio a livello teorico andrebbero cambiate. Cioè, quante volte si sente dire durante le partite questa è una decisione che spetta all'arbitro dove il VAR non può decidere? È quello, secondo me, il punto importante della questione. Cioè, bisognerebbe, secondo me, fare un regolamento dove si dice tutto è deciso dal VAR, oppure a sto punto non facciamo più decidere niente al VAR, che secondo me sarebbe anche la scelta peggiore. Cioè, io spero veramente che questa storia non si risolva con la cancellazione del VAR, perché secondo me sarebbero 100.000 passi indietro. Il VAR in sé è uno strumento importantissimo che ti aiuta a ridurre gli errori, perché non ci prendiamo in giro. Prima del VAR, le cose losche, appunto, torniamo al discorso d'inizio video, le cose losche si sono sempre fatte a livello, diciamo, calcistico, e non mi metto qui a fare la lista. Il VAR era stato messo appunto per ridurre, per cercare di minimizzare gli errori arbitrali. Il problema però è che l'applicazione del VAR non funziona, non il VAR in sé, è il come viene usato, il come viene gestito, il come viene applicato che va cambiato.
Quindi questo protocollo non lo hanno, non è loro, va bene. E poi Martino dice che Conte è l'unico degli allenatori a non aver partecipato agli incontri formativi per conoscere il regolamento che viene redatto dall'IFAB e vale per tutti. Questa sarebbe secondo me una cosa grave, cioè se è vero che Conte non ha partecipato agli incontri, e allora anche lui ci ha messo, diciamo, anche lui rientra un po' nel torto. Nessun commento neanche della FIGC, ma le voci di dentro raccontano che Gravina sia rimasto colpito dalla durezza delle parole di Conte, poverino, per quei retropensieri che non fanno bene al calcio italiano e che feriscono, che riportano indietro negli anni bui del passato. Ci vuole molto poco, secondo me, per non ritornare negli anni bui del passato, ci vuole molto poco. La domanda che io mi faccio è: c'è la volontà di farlo? Cambiatelo questo protocollo. Non ci vuole, secondo me, la scienza per fare una roba del genere. Se l'intento è avere un calcio pulito, un calcio trasparente, tutte queste belle parole che riempiono solo la bocca, ma che in realtà non interessano a nessuno, un po' come la pirateria uccide il calcio, no? Rientriamo in quella, nella sfera di quelle parole che tanto ri si riempiono la bocca, ma che poi alla fine non valgono niente. Se l'intento è questo qui, cambiate il protocollo. Non ci vedo niente di così complicato. Mi mettete a tavolino, mi mettete a parlare, cioè così, così e così. Il VAR deve decidere, deve andare a rivedere tutte le decisioni prese. La partita dura 3 ore in più? Non mi interessa. A me interessa che la partita venga svolta regolarmente, senza errori e senza penalizzazioni né da una parte né dall'altra. Perché voglio ribadirlo: qui non si sta parlando solo del Napoli, si sta parlando della Serie A in generale. Potrei in questo momento citare, per esempio, il rigore che è stato negato all'Udinese in Atalanta-Udinese domenica. Anche in quel caso, mi pare un direttore dell'Udinese andò nel post partita a lamentarsi del rigore netto non dato perché c'era un fallo di mano su Ian. È un problema che a turno succede a tutti. Perché poi, per esempio, adesso Marotta, bello bello, se ne esce dicendo che il rigore era ineccepibile. E grazie a sto gran ciuffolo, caro Marotta, il rigore ti è andato a favore, ma volevo vedere se fosse successo al contrario cosa avrebbe detto. Purtroppo in Italia c'è un problema: quando le cose ti vanno a favore, l'arbitro ha fatto la sua scelta, la rispettiamo, un po' come Inzaghi nel post partita. Quando però poi ti va contro, lì magicamente tutti cominciano a parlare, cominciano a lamentarsi. A turno tutti vengono penalizzati. Io penso che sia un vantaggio per tutti quanti, ecco, che si risolva questo problema. Perché altrimenti noi andremo avanti ogni domenica con le polemiche. Tornando all'articolo, quelle di Conte sono urla che nascondono delusione. Non parla di complotti, ma il suo sfogo arriva dal passato. È convinto che le parole di ieri, prima a Dazzone e poi in conferenza, abbiano raggiunto chi di dovere. Considera il rigore concesso una cattiveria ed è convinto che sia solo la goccia che abbia fatto traboccare il vaso. E io poi aggiungo un'altra cosa. Questo è rigore è solo l'ultimo di una serie di ingiustizie arbitrali che il Napoli ha subito, e lo abbiamo visto nei vari video analisi che abbiamo fatto durante questi mesi. Abbiamo almeno altri 3 rigori palesi non dati al Napoli nelle ultime partite. C'è il famoso contatto su Di Lorenzo sulla linea dell'area di rigore Napoli-Monza, c'è la spinta a due mani su Kvara, se non sbaglio, in Napoli-Como. Tra l'altro, proprio con l'Inter, all'ultimo secondo, quel contatto su Simeone che ha fatto De Vrij. Poi il Napoli è stato bravo ad andare oltre, è riuscito a portare a casa i risultati nonostante quei torti arbitrali. Ha fatto comunque bene a dire queste cose dopo un pareggio, perché magari dopo una sconfitta poteva suonare come il piangina. Oddio, forse anche col pareggio. Beh, diciamo che Conte ha un po' la nomea del piangina, perché durante la sua storia l'ha fatto spesso questo, però per me non ha sbagliato a fare quello che ha fatto, sinceramente. L'articolo poi conclude dicendo che appunto questa sfuriata di Conte non dovrebbe rimanere impunita. Secondo appunto il Mattino, è molto probabile che nelle prossime ore arrivi il deferimento per Antonio Conte. Cos'è il deferimento? Sono andato a trovare un articolo che addirittura risale a luglio 2012. L'articolo in questione, ragazzi, riguarda inchiesta calcio scommesse, e c'era una partita in questione, Novara-Siena, che finì 2-2 e
L'allenatore del Siena in quel momento era proprio Conte, quindi Conte era, diciamo, indagato in quell'inchiesta, e praticamente Conte fu deferito. Ci dice l'articolo che il deferimento nella giustizia sportiva è una specie di rinvio a giudizio. Se un tesserato viene deferito dalla procura, questo poi verrà citato in giudizio e processato, a meno che non ci sia un patteggiamento, quindi è come se fosse proprio una sorta di processo. In quel caso Conte patteggiò alla fine, quindi non ci fu un processo. Teniamo presente comunque che c'è questo rischio, e onestamente secondo me sarebbe una cosa che può un po' andare un po' a, come posso dire, a scombussolare l'umore dell'ambiente in questo momento, perché noi comunque oggi, ragazzi, il Napoli a livello di ambiente stiamo messi abbastanza bene, mo tralasciando la parentesi del gioco, però siamo comunque in una posizione di classifica importante dopo 13 giornate, e questa cosa del deferimento secondo me potrebbe un pochettino scombussolare. Si sta parlando nelle ultime ore anche di un intervento di De Laurentiis, vediamo cosa succederà, purtroppo possiamo soltanto aspettare e sperare che si trovi una soluzione, ragazzi, perché sinceramente non si può andare avanti così con questa storia del VAR. Ora, io ho soltanto una paura dopo tutto quello che è successo domenica. Non vorrei che il Napoli pagasse questa sfuriata di Conte sul campo. Come ho detto prima, il rigore sul Calhanoglu è soltanto l'ultimo di una serie di ingiustizie arbitrali che abbiamo subito negli ultimi mesi, quindi non vorrei che questa cosa alimentasse oppure peggiorasse la situazione dal punto di vista trattamento degli arbitri. Questo ovviamente lo scopriremo soltanto vivendo nelle prossime partite. Io però ho questa paura, ho questo sospetto. Quindi, ragazzi, questo è quanto. Volevo giusto fare una chiacchierata sulla questione del VAR. Ah, prima di lasciarvi, ecco un'ultimissima notizia, perché questa cosa mi fa molto ridere, perché se dovesse succedere, veramente si entrerebbe nel multiverso. Allora, capitolo Roma, 2 secondi proprio. Juric è stato esonerato. Ok, mo si sta facendo il casting allenatore, ci sono vari nomi in questione, sembra che sia Mancini in pole, però la Gazzetta dello Sport ha fatto un nome. Ha fatto un nome che noi conosciamo molto bene, ragazzi. Ragazzi, tra i papabili allenatori ci sarebbe anche Rudy Garcia. Ora, io rido, però veramente se succede, c'è Napoli-Roma dopo la pausa. Questo l'ho detto pure a papà. Cioè, veramente se Rudy Garcia diventa l'allenatore della Roma e vince contro di noi a Napoli tra 2 settimane con Conte in panchina, io veramente mi metto a ridere. Sarebbe proprio l'apoteosi della pazzia, non lo so, trovate voi un termine, però veramente se Rudy Garcia diventa l'allenatore della Roma, sarebbe proprio la chiusura perfetta, la vendetta di Garcia sulla panchina della Roma che viene a Napoli e vince. Cioè, io non voglio neanche pensarci a questa ipotesi, però ve la volevo dire perché sarebbe veramente un qualcosa di straordinario e clamoroso allo stesso tempo, ecco. Vabbè, basta, no, basta. Non ne parliamo più. Ragazzi, questo è quanto per oggi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis. E poi attivate la campanella, mi raccomando, perché ogni tanto mamma YouTube con le notifiche, ogni tanto le manda, ogni tanto no. Quindi la campanella d'obbligo, se no non vi arrivano le feed. Detto questo, ragazzi, forza Napoli sempre e noi ci vediamo alla prossima.